Ma ci penso io. Che problema c'è? In questo periodo alcuni di voi preferiscono non andare in edicola, attendono abbonamenti che però non arrivano mai, insomma, ci sono casi di astinenza da topolino. Ma se ti ho detto che ci penso io, ci penso io. Sto preparando questi pacchi per voi, ma non so quando arriveranno, quindi nel frattempo... Ho intervistato per voi alcuni personaggi, ma prima, sigla. Ed eccoci in studio, siamo in linea con Gastone Paperone. Prego. Ciao caro, qui per fortuna, fortuna mia tra l'altro, non ce lo stiamo nemmeno a dire, tutto a posto, nessun caso, sto tranquillo col mio pigiamino e... Va che fundeco, ci ha preso un portafoglio, ho trovato un portafoglio, a casa mia non è nemmeno mio, che culo, cioè, mamma mia. No, vabbè. Dai, ma proprio da questo dobbiamo iniziare. Oh, scottami, quando pubblichi sto coso qua, dimmelo che io taggo Paperino, quello morto di fame, quando scopre che io trovo i denari così, quello s'ammazza sicuro. Figa, che schifo i poveri. No, cioè, Gastone, sì, scusa, ci sono problemi con la linea, grazie. Dai, Ciao, 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 ciao. Terum! Restiamo nella famiglia dei Paperi perché incredibilmente abbiamo in studio tre generali delle giovani marmotte, monelli, avventurosi, gemelli, insomma, qui qua qua. Un bel applauso, signori. Non abbiamo pubblico in studio? Ah già, vabbè. Ciao A tutti. Punto esclamativo. Come sta andando questa quarantena? Cosa mi raccontate? Abbiamo tante cose Da fare. Punto esclamativo. Per esempio. Beh, cerchiamo di guadagnare medaglie E tanti videogiochi. ancora. È così, non dico mai niente. Ma no, no, non ti preoccupare. No, no, no. Cioè, non è che siccome siamo seduti così, allora io non parlo mai. Abbiamo posto? Ecco qua. Caccio, ti levati. Sta roba qua. E vediamo. Come sta lo zio Paperino? È rimasto a Paperopoli. Ancora. Allora lo fate apposta. Ma bruttino, mi ha sempre odiato, non è possibile. Sta sempre a venire con me. No, dai, lasciami stare. Sposta, Ma mi è accontenti mai di niente. giusto. Grazie Ma di Dio. wow. È meglio, sono Mamma mia. mia. Poi Così, piace di più. maledetto. Abbassiamo un attimino il loro audio È stato perché anche adottato. abbiamo in linea proprio lo zio Paperino. Ciao Oh, ma non volevo, per carità. Dai, rilassiamoci tutti e andiamo in fattoria da Nonna Papera a sentire, non si capiva niente, la voce rilassante di Ciccio. Sembra ci sia un problemino. Ancora dorme questo. E vabbè, lasciamo perdere la lontana America e torniamo in Italia, alle pendici di uno dei vulcani più pericolosi di tutto il mondo, il Vesuvio. Se la regia ci mette l'immagine, no? Vabbè, dove abita Amelia, la strega che ammalia? Ma quale strega? Senti, dovendo stare in casa, hai interrotto i tuoi piani di rubare la numero uno di Paperone, sì? Ma quale rubare? Che so, è creature che mettono in giro queste voci. Io sono una povera vecchierella. Faccio carte, leggo i fondi del caffè. Sì, però tutti gli attacchi. Chi se so superstizione? Io pulisco la casa, preparo minestrone in do pendolone. Ah, quindi si è tranquillizzata. E che dobbiamo fare? Una poche pozione. Stimo tutto sotto cielo. Madonna, va bene, dai. Salutiamo la strega. Fattucchiere. Sì, dopo tutto sto colore locale, sentiamo il parere di un accademico, il dottor, professor, non vi sto a leggere tutti i titoli, plurilaureato, Pico De Paperis. Stop. Il video è troppo lungo. Riprendiamo con lui la prossima volta. Ciao.